Ciao a tutti, io sono Svitlana Marongiu e questo è il nostro canale di YouTube, il canale di Viktoria e Svitlana Marongiu. In questo video vi faccio vedere come realizzare questo stupendo, semplicissimo punto a uncinetto. Guardate come si vede rilievo e si formano, se lo guardiamo così da lontano, sia le conchigliette si formano anche tipo alveare oppure quadrate. Questo è il dritto del lavoro e questo è il rovescio del lavoro. Il punto è talmente semplice che lo può affrontare chiunque, soprattutto chi nelle prime armi. Ok, per realizzare questo campione, questo che vi sto facendo vedere, ho usato filato Nature di lana Gatto. Qui abbiamo 50% cotone e 50% microfibra, 50 grammi, 127 metri. Ok, io ho usato uncinetto numero 3. Ok, invece adesso per farvi vedere userò il filato acrilico Lucky di Brancaccio Group SRL by Fratelli Iervolino. Questo filato 100% acrilico, come vi ho detto, e userò uncinetto 3,5 anche per vedere la differenza tra cotone e acrilico, eppure si poteva fare anche di lana, ma preferisco farvi vedere anche questo bel filato, nonostante tutto che è tutto acrilico. Ok, quindi per iniziare il nostro lavoro noi dobbiamo fare la prima maglia, la prima catenella, e dobbiamo avviare numero di catenelle multipli a 3, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Quindi multiplo a 3, io ho fatto 15 più 1 per simmetria, 16, e più 4 catenelle per iniziare il giro, per salire nel primo giro. 1, 2, 3 e 4. Ok. E adesso partiamo subito col nostro punto. Quando abbiamo fatto questi in totale 15 più 1 16 più 4 20 catenelle, ok, io getto il filo sull'uncinetto e nella quinta catenella 1 2 3 4 e 5. Ok, filo gettato sull'uncinetto, nella quinta catenella io faccio una maglia alta, una, getto il filo, nello stesso punto faccio un'altra maglia alta, fatto. Dopodiché faccio una, due catenelle e nello stesso punto entro e faccio una maglia bassa. Ok, questo è il nostro primo elemento. Getto il filo, una, due, salto, entro nella terza catenella e faccio lo stesso elemento, una maglia alta, nello stesso punto un'altra maglia alta, una, due catenelle, entro nello stesso punto e faccio una maglia bassa. Ok, in questo modo andiamo a terminare il nostro giro. Getto il filo, salto prima, seconda, nella terza entro, nella terza, ok, faccio di nuovo lo stesso elemento, una maglia alta, seconda maglia alta, 2, quindi ho fatto 2 catenelle, entro nello stesso punto e faccio una maglia bassa. Ok, e così via. Getto il filo, salto 2, entro nella terza, faccio una maglia alta, nello stesso punto seconda maglia alta, dopo faccio una, due catenelle e nello stesso punto entro e faccio una maglia bassa. Ok, getto il filo, 1 2 salto, entro nella terza, faccio una maglia alta, seconda maglia alta, una, 2 catenelle e nello stesso punto faccio un'altra maglia, faccio una maglia bassa. Ok, quindi arrivando alla fine del giro, qui forse ho sbagliato, ma non importa, che ultima catenella si può sempre disfare. Ok, quindi arrivando alla fine cosa facciamo? Una, 2 catenelle, getto il filo, ah no, non ho sbagliato niente, scusate, salto 2, entro nella terza e faccio una maglia alta. Ok, quindi era tutto giusto. Questo è il nostro primo giro. Dal secondo giro e altri successivi giri saranno tutti uguali. Quindi cosa facciamo? Facciamo una, 2 catenelle, giriamo il nostro lavoro. Guardate, questo spazio lo saltiamo e andiamo a lavorare subito, guardiamo per questo primo ventaglietto, oppure la conchiglia, come la vogliamo chiamare. Vedete, qui abbiamo maglia bassa e 2 catenelle. Noi andiamo a lavorare sotto questi due archetti di queste 2 catenelle. Quindi facciamo, getto il filo, entro sotto catenelle, faccio una maglia alta, getto il filo, seconda maglia alta, dopodiché faccio una, 2 catenelle. E adesso, a posto di maglia bassa che abbiamo fatto nel primo giro, noi facciamo una maglia bassa a rilievo a dritto attorno a questa maglia alta. Quindi cosa faccio? Entro in questo modo, abbraccio questa maglia alta, aggancio il filo, porto filo in avanti e termino maglia bassa. È fatto. E questa maglia bassa a rilievo, a dritto, dà al nostro punto, al nostro campione, in questo caso è proprio questo aspetto di tridimensionale. Quindi continuiamo col nostro punto. Noi non facciamo nessuna catenella, gettiamo il filo, cerchiamo subito il secondo elemento, entriamo sotto archetto di 2 catenelle e facciamo lo stesso lavoro. Getto il filo, maglia alta, getto il filo, entro un'altra maglia alta, quindi 2. Qui dobbiamo contare a 2, basta sapere contare a 2. Quindi una, 2 catenelle, stavo scherzando certamente, maglia bassa a rilievo attorno a questa maglia alta del giro precedente. Quindi guardate, entro, riesco sul dritto, ok, aggancio il filo, lo porto in avanti e termino maglia bassa. Abbiamo fatto il secondo elemento e andiamo avanti. Quindi getto il filo, cerco la successiva conchiglietta, mi viene da dire conchiglietta, comunque questo elemento, sotto 2 catenelle faccio lo stesso lavoro, una maglia alta, getto il filo, seconda maglia alta, ok, fatto una, 2 catenelle e maglia bassa a rilievo a dritto attorno a questa maglia alta del giro precedente. Quindi entro, aggancio il filo e termino maglia bassa a rilievo a dritto. Ok, terminiamo questo giro, getto il filo, successivo elemento, lo stesso lavoro, maglia alta, getto il filo, un'altra maglia alta, ok, 2 catenelle, una, 2, maglia alta, maglia bassa a rilievo a dritto, in questo modo, guardate, entro, aggancio, è fatto. Ok, siamo arrivati alla fine del secondo giro, quindi facciamo ultimo elemento, getto il filo, entro, faccio lo stesso lavoro, una maglia alta, seconda maglia alta, 2 catenelle, e maglia bassa a rilievo a dritto attorno maglia alta del giro precedente. Ok, quindi quando siamo arrivati alla fine del secondo giro, come vi ho detto i giri saranno tutti uguali, noi facciamo una, due catenelle e per terminare il nostro giro guardate qui abbiamo ventaglietto del giro precedente, quindi io questa maglia qui appartiene a maglia alta, quindi getto il filo, entro nella catenella, salto questa maglia, entro nella catenella, porto in avanti filo e termino maglia alta. Quindi questa maglia alta ci serve per avere questo bordo dritto uguale da questa parte. Facciamo insieme velocemente ancora un altro giro per ricordarlo bene, in quanto come avete capito punto molto semplice e di grandissimo effetto. 2 catenelle per iniziare, ricordate che iniziamo e terminiamo il giro nello stesso modo, giriamo il nostro lavoro, saltiamo questo spazio, cerchiamo subito il primo ventaglietto. Quindi cosa facciamo? Lo stesso lavoro, getto il filo, entro sotto catenella, una maglia alta, getto il filo, seconda maglia alta, 2 catenelle. Ricordate che qui è importante di non dimenticare 2 catenelle, in quanto non si forma altrimenti non si forma questo archetto. Dopo aver fatto 2 catenelle io cerco questa prima maglia, aggancio e faccio maglia bassa a rilievo a dritto. Tra un ventaglietto e l'altro non facciamo nessuna catenella e andiamo a lavorare il successivo ventaglietto. Quindi 2 maglie alte, 2 catenelle, 1, 2, maglia bassa a rilievo a dritto, attorno prima maglia alta del giro precedente. Ok, andiamo a terminare questo giro, una maglia alta, seconda maglia alta, ok, 1, 2 catenelle, maglia bassa a rilievo a dritto, attorno maglia alta del giro precedente. Ok, di nuovo terminiamo questo secondo giro e credo che potrebbe bastare in quanto è molto semplice. Ok, 2 catenelle, maglia bassa a rilievo a dritto, attorno maglia alta del giro precedente. Ok, è rimasto a fare ultimo ventaglietto, quindi maglia alta, un'altra maglia alta, 2 catenelle, maglia bassa a rilievo a dritto. Ok, e vi volevo far ricordare ancora come terminare il giro, perché qui è importante per avere il bordo dritto, importante di non sbagliare. Quindi dopo aver fatto ultimo ventaglietto io faccio 2 catenelle, getto il filo e guardate qui noi abbiamo queste 2 maglie alte del giro precedente e abbiamo 2 catenelle con quali abbiamo iniziato il giro. Quindi io mia maglia alta ultima io faccio nella seconda catenella, guardate, non sbagliate, non entrate qui, importante è questo. Così maglia alta e questa è la mia seconda catenella, quindi entro e termino il giro. Ricordate che per iniziare il giro noi facciamo 2 catenelle, eccoli qua, e per terminare il giro noi facciamo 2 catenelle e una maglia alta. Guardate, abbiamo fatto solo 2 giri e vedete come si forma già rilievo. Ok, vi faccio rivedere ancora il campione un pochino più grande e vedete si presenta bene sia nel filato acrilico sia nel filato misto cotone con microfibra, e guardate la semplicità e bellezza di questo punto. Ok, spero che questo video vi è piaciuto, è stato chiaro. Se volete che questo punto rimane nella vostra raccolta, quindi mettete il pollice su e poi lo ritroverete questo video sempre nella raccolta dei vostri video preferiti. Ok, io con questo vi saluto, ci vediamo presto, un grande abbraccio a tutti e alla prossima. Ciao ciao!